Ciao! Ciao, grazie per avermi invitata. Grazie a te per esserci. Allora, Alice, visto che non tutti ti conoscono, raccontaci un po' chi sei, che cosa fai e qual è la tua combinazione linguistica. Allora, mi chiamo Alice De Carli Enrico, sono una traduttrice tecnica da quasi 10 anni, faccio 10 anni tra un mesetto, e traduco dall'inglese e dal francese verso l'italiano, che è la mia lingua madre. E sono specializzata in traduzioni tecniche, brevettuali, e faccio anche del legale e poi traduzioni per l'ambiente web, soprattutto marketing, campagne pubblicitarie. Come hai fatto ad arrivare alla specializzazione tecnica? Perché tu hai parlato di traduzioni tecniche, poi c'è l'ambito brevettuale, no? La traduzione tecnica in realtà è un calderone, diciamo, in cui vanno tante cose. Cioè, hai un'area in particolare nella traduzione tecnica dove lavori di più o che ti piace di più, ma non lavori così tanto, magari? E come ci sei arrivata? L'area che mi piace di più, con cui lavoro di più, sono i brevetti. Ci sono arrivata perché io ho fatto un master in traduzione giuridico-amministrativa per diventare traduttrice, perché io non sono laureata in traduzione, in lingue, sono laureata in studi internazionali e scienze politiche. Quindi ho fatto un percorso un po' particolare. Ho scelto di fare un master in traduzione giuridico-amministrativa per avere un titolo che riconoscesse le mie competenze linguistiche, che comunque avevo continuato a coltivare nel tempo, e che potesse darmi anche delle competenze pratiche rispetto alle materie che avevo studiato, perché comunque a scienze politiche studi tantissimo diritto, tutte materie molto, molto attinenti, giuridico-amministrativo, insomma. E ho avuto l'occasione in quell'ambito di frequentare, di partecipare anche a due tirocini principalmente, uno nell'ambito brevettuale, che è un ambito che o ami o odi, perché i brevetti sono molto particolari. Non so se ti è mai capitato, se te ne occupi anche tu. Visti, non li traduco di solito, però ne ho visti e so che hanno delle peculiarità, ecco, per così dire, ci racconti meglio tu che li conosci bene. Sì, i brevetti sono molto ripetitivi, quindi gira la voce o comunque te li presentano sempre come noiosi perché sono gli stessi termini che devi cercare di riportare con una corrispondenza perfetta tra italiano e la lingua d'origine. In realtà io li adoro perché nascondono molte più difficoltà di quello che normalmente appaia, nel senso che devi comunque controllare che tutto sia corretto anche per come è stato scritto. Spesso non sono scritti da madrelingua, quindi sono pieni di errori. E tu, traduttore, devi riportare quegli errori, devi accorgertene, devi andarli a ricostruire. E per me è un lavoro di ricerca, è divertentissimo. Io mi diverto tantissimo proprio a tradurre i brevetti. Comunque mi sono specializzata in quello, con una parte del tirocinio. E nell'altra invece documenti dell'Unione Europea. Quindi Ok. nel momento in cui poi ho iniziato, in realtà ho iniziato con quei due settori e ho portato avanti quelli. Ovviamente il brevettuale è anche legale, poi tra l'altro. Certo. Io legale traduco principalmente contratti, non mi addentro poi proprio, ci sono tanti livelli anche nel legale che tu tratti. Sì. E poi negli ultimi anni mi sono aperta invece alla traduzione di marketing, ma non campagne pubblicitarie nel senso dello slogan o in questo senso, campagne di marketing digitale. Quindi la campagna su Facebook, la campagna su prima quello che era AdWords, che adesso è Google Ads, post per i social media, e via dicendo. Tu di questa parte, di quest'altro ramo, no, della traduzione che poi è arrivato in un momento successivo, fai la parte di traduzione o crei anche i contenuti? A metà, nel senso che per quanto riguarda le campagne è tutta una sfera che sto studiando, però per ora traduco, non mi occupo
io di creare una campagna ex novo. Per quanto riguarda la creazione di contenuti, sì, però quello riguarda più che altro le email, i post sul blog principalmente, non tanto di Facebook o altri social, insomma. Perché appunto cerco prima di prepararmi molto nel settore, prima di magari vedere. La traduzione poi naturalmente tocca tantissimi ambiti, quindi hai l'opportunità poi di studiare tutto quello che vuoi in realtà, per poi... Io ti ho conosciuta in realtà per la tua presenza social, no? Quindi ho pensato a te sia per il lato traduzione tecnica, perché insomma è la prima cosa che mi veniva in mente, ma anche perché lavori anche per i traduttori, perché comunque tramite il tuo blog, tramite le newsletter, diffondi consigli perlomeno, no? Pensando ai consigli che hai diffuso e anche alle cose su cui scrivi, no? Hai ben parlato magari di problemi che uno può avere agli esordi? So che parli di organizzazione dello spazio, hai parlato di organizzazione del tempo, se non ricordo male, nelle tue newsletter che leggo, sempre con piacere. Ma pensando ai problemi che puoi aver avuto, quando sei partita? Tanti, tantissimi, ma ancora adesso, nel senso che è una professione che ti porta ad avere tantissimi problemi di ogni tipo, nel senso che c'è sempre una sfida nuova. E soprattutto non è solo il lavoro in sé che vai a curare, ma anche la ricerca dei clienti, come ti presenti, anche parte della tua contabilità comunque la curi tu. Ci sono tanti aspetti che devi curare perché sei da solo fondamentalmente, sei un libero professionista, curi anche la mia immagine, come la curo sui social, seguo tutto io, è un lavoro, anche quello fa parte del lavoro. Quindi quella è già una difficoltà, riuscire a gestire tutto senza perdersi, perché è molto facile poi perdersi, perdere tanto tempo. La gestione del tempo, ad esempio, era... Sì. Per me un problema grosso è stato all'inizio, perché non essendomi laureata in traduzione in lingue o altro, io ho frequentato il master per diventare traduttrice con altre persone che avevano tutte quelle lauree. Mi sentivo da meno, molto. E quindi la mia prima difficoltà è stata superare questa insicurezza, il che mi ha poi aiutato tantissimo, perché per superarla ho studiato il triplo. E quindi in questa rincorsa, in questo cercare di sentirmi alla pari, un po' la sindrome dell'impostore, no? Non so se sei presente. sì. Quindi cercare in tutti i modi di raggiungere quel livello richiesto che non arrivi mai in realtà. Poi mi ha aiutato perché nello studiare, nel finire notte tarda, nel leggersi gli interventi degli altri traduttori, io ho letto tantissimo i colleghi, mi hanno aiutato tantissimo i forum degli altri colleghi, le pagine Facebook, ci sono tantissime risorse in rete, ne parlavo. Non so se, non mi ricordo, no, forse penultimo post, forse, quello sull'ecosistema del traduttore. L'ecosistema, cioè questa rete sì, che noi creiamo online di supporto, perché io non sono molto dell'opinione che ci sia tutto questo astio, questa concorrenza negativa tra colleghi. Io ho sempre trovato tantissima collaborazione. E poi quello che ti porta a migliorare, ad affrontare i problemi che incontri con me. Quindi sì, problemi tanti, c'è però una bellissima rete di supporto che ti aiuta a crescere costantemente. Ok, io penso che tu abbia già anticipato alcune delle altre domande che potevo avere, no? Quindi il lato più bello del tuo lavoro, che immagino sia la sfida, comunque la varietà della sfida, no? Della ricerca di... dei termini, per esempio, nei brevetti o comunque degli errori. E invece i problemi da professionista, abbiamo parlato degli esordi, lato professionista invece, la ricerca di clienti, puoi definirlo uno dei problemi, diciamo, oppure... Anche quella è una sfida. E secondo me è un atteggiamento mentale che devi... cioè un atteggiamento mentale su cui devi lavorare negli anni.
Io ricordo i primi anni, magari mi presentavo molto timidamente, a rileggere le mie lettere di presentazione. Sembrava quasi un se doveste avere bisogno, magari, forse potete. Cioè, era quasi una richiesta, non so, trapelava tanto insicurezza, trapelava tanta insicurezza. Ok. E non era assolutamente una presentazione convincente, non so come dire. E quindi lavorare su come ti presenti, lavorare su quali canali sfruttare, è un problema, ma è, come tutti i problemi, anche quello sono sfide più che problemi. Io li leggo sempre in quella chiave. Ed è una cosa su cui devi lavorare costantemente, perché poi cambia anche l'ambiente proprio del web. Cambiano i canali, cambiano le modalità. Adesso, ad esempio, si sta già parlando di quello che sarà la ricerca su internet attraverso la voce, con Sì. tutti questi strumenti. Quindi, come fai tu a farti trovare dai clienti se un traduttore lo cercano tramite comando vocale? Sì. Sembrano cose troppo grosse per noi, ma in realtà dobbiamo porci anche noi, nel nostro piccolo, il problema. Secondo me. Sì, è vero, fa parte, diciamo, di un corollario di competenze a cui forse non si pensa, nel senso che nel momento in cui uno, e questo è venuto fuori anche con le altre colleghe che ho sentito, Ho sentito alcuni vostri. in cui si pensa, farò il traduttore, tu pensi, o l'interprete, tu pensi al tuo lavoro, cioè la parte proprio prettamente specifica di quel lavoro lì, no? Invece in realtà c'è un mondo di altre cose che devi imparare. E che non sempre ti piacciono, perché poi c'è anche questo da dire, cioè non è che uno sia sempre contento di stare là a fare marketing o ricerca dei clienti, spesso è proprio uno degli scogli più grossi, no? Perché vuol dire comunque metterci la faccia, mettersi fuori, esporsi e non è per tutti, insomma. Quindi bisogna anche No, trovare la mentalità. però secondo me bisogna molto assecondare anche il proprio carattere. Se a una persona non piace presentarsi, non so, tramite video o altro, piuttosto scegliere un altro canale, perché altrimenti si rischia anche di viverla male, cioè proprio detta in parole semplici, di non riuscire. Rimanere bloccati e poi magari rimanere bloccati su tutta la linea, non pensare neanche delle alternative. Sì, è vero. È vero, è vero, sì. È molto, cioè, come dire, devi un po' tentare tante alternative, no? Poi trovi quella che fa per te e cerchi di farla funzionare al meglio. E non è semplice perché comunque vieni bombardato costantemente da nuove possibilità, nuovi strumenti, nuovi modi e sì, non è Però facile. ci sono tante colleghe che io conosco che non hanno assolutamente una presenza online, ma che si affidano tantissimo al passaparola, per esempio. Riescono, magari partecipano tanto alle fiere, conoscono tanto i colleghi, si trovano meglio così e funzionano. Non c'è poi una strada giusta o una sbagliata. Io sono appassionata di scrittura, sono anche giornalista pubblicista, magari il blog per me era il canale più naturale. Sì. Per altri, magari no. Bisogna proprio cercare anche di assecondarsi. Sì, è vero, concordo. Che errori pensi di aver fatto pensando alla tua carriera? Esempio, come mi presentavo all'inizio, quello che ti dicevo prima, che penso sia un errore abbastanza comune. Sì. Lo riscontro in tantissime lettere di presentazione che addirittura pensa che ho ricevuto una candidatura via WhatsApp. Oddio. Sì. Ciao, hai bisogno di aiuto nelle tue traduzioni? Chi E chi sei? sei? Da dove arrivi? Delle cose quasi imbarazzanti. Ma dai, veramente. Sì, quella è stata un'unica occasione, ma è stata intensa. Errori, sì, nella presentazione, ma anche lì. Noi siamo abituati a vedere l'errore come qualcosa di negativo. In realtà l'errore ti fa crescere tantissimo. E io una delle cose che ho imparato, ad esempio, studiando poi anche l'ambiente marketing, loro fanno i test.
Sì. Il test non c'è mai un fallimento. Fai gli A/B test, per esempio. Funziona più un colore, più il rosso, più il blu. Anche noi, perché non utilizzare le stesse modalità per testare una presentazione, per testare un curriculum, per testare qualsiasi cosa? Cioè, tu testi, vedi con quanto. Io adesso faccio così in un certo senso quando mi presento magari ai clienti, alle agenzie. Mando una versione, vedo se migliora il tasso di risposta. So che sembra molto tecnico, in realtà è proprio banale, semplicemente guardi perché nel numero alla fine vedi se c'è un miglioramento, un peggioramento e sai quello che può essere più o meno efficace. Sì, è vero. Se ragioni in quell'ottica, gli errori ti fanno crescere, ti fanno migliorare. E un errore invece sarebbe quello di ancorarsi sulla propria posizione. Io mando lo stesso curriculum, la stessa lettera di presentazione, non mi risponde nessuno. Non c'è lavoro. No, il lavoro c'è. Magari devi rivedere le tue modalità di ricerca del lavoro. Senza mortificarsi, devi rivederle, devi vedere dove magari hai sbagliato, dove non attiri l'attenzione, dove magari ti rivolgi ai clienti sbagliati per il tuo settore, semplicemente. Però fa la differenza. Sì, e tra l'altro pensando adesso nel momento in cui stiamo registrando questa intervista qui, siamo in pieno, diciamo, Covid, non siamo ancora in fase 2, no? Quindi penso che sia esperienza comune anche per chi ha diversi anni di lavoro alle spalle, vedere che magari il flusso di lavoro può essere diminuito, no? Oppure per alcuni può essere aumentato, dipenderà dai settori. Per chi è diminuito, sicuramente è un momento di ripensamento. E quindi il discorso di pensare magari le modalità di ricerca del lavoro oppure i clienti a cui punti non sono quelli giusti o le modalità con cui ti presenti non sono quelle giuste, vale anche dopo anni, perché non è che sbagli solo all'inizio perché magari suoni poco convincente, che è il problema che abbiamo tutti, perché non cioè, ti manca la pratica, no? Poi lo vedrai con gli anni e rileggendoti negli anni, perché mentre lo dicevi pensavo anche alle mie lettere di presentazione, no? Erano ben diverse da quelle che mando adesso, però per forza non avrei potuto fare tanto meglio probabilmente all'epoca perché mi mancava ancora il lato proprio pratico del mestiere. E quindi non c'è da mortificarsi per quello, perché comunque chi è dall'altra parte capisce, secondo me, il livello di esperienza che uno può avere. È chiaro però che dopo un tot di anni non vale più quella scusa lì, e è vero, bisogna comunque costantemente ripensare quello che funzionava 5 anni fa, non funziona più adesso. E Ma quindi. io lo dico anche perché ricevo tantissime richieste magari da giovani traduttori, anche solo di consigli. Sì. Magari do due o tre consigli e mi dicono: no, guarda, io ho provato tutto, 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 non c'è possibilità. Cioè, se hai quel tipo di convinzione così radicata, tanto da non voler modificare qualcosina, non so come dire, non è neanche più una richiesta, vuoi una conferma? Per poter giustificare, non so, poi capita spesso. Sì, capita spesso, è il motivo anche di tutta questa serie qua, nel senso che cioè è far vedere che esiste la possibilità di fare le cose, però sono possibilità infinitamente diverse che cambiano col tempo, cambiano in base alle persone, alle esperienze, che non tutti abbiamo un percorso lineare, perché mentre io, per esempio, sarei stata probabilmente tra i tuoi colleghi con la laurea in traduzione, tu hai un percorso completamente diverso e quindi, per dire, mentre tu ti sentivi insicura rispetto a chi aveva la laurea in traduzione, io mi sento più insicura nei confronti di te che hai un percorso di studi di tipo giuridico-amministrativo, quindi c'è sempre quell'elemento lì, no? Il bello è che si può arrivare a questo mestiere da tante strade. E il fatto che dei colleghi che comunque lavorano da anni raccontino queste strade qua è dimostrazione che il lavoro esiste, però bisogna saperlo trovare. Non è che diventi traduttore il giorno dopo, bussano alla tua porta, cioè purtroppo 10 anni dopo, quindi. No, ma poi tra l'altro non è che trovi i clienti, boh, fatto, finito. Cioè, nel frattempo i clienti ti abbandonano, tra virgolette, o perché trovano tariffe migliori, o chiudono, o cambiano settore, o cambiano indirizzo, o scelgono di fare altro, o qualsiasi. Oppure tu alzi le tariffe spesso e magari ti dicono non ce lo possiamo permettere, però tu sei magari arrivato a un punto in cui non puoi più permetterti di lavorare a una determinata tariffa. Quindi la ricerca dei clienti non è che finisce a un certo punto, è costante.
Quindi non è uno scoglio da superare una volta, quella volta e sei arrivato. Eh sì. Assolutamente no. Quindi nel momento è proprio un atteggiamento mentale, come dicevo prima, che è da cambiare. Bisogna adottare un altro tipo di visione, di mentalità, che non ti insegnano spesso. È vero, manca probabilmente anche la consapevolezza che è una cosa costante. E quindi, essendo costante, già che te la metti via, dovrei farla sempre. Questa è Sì. la verità, in realtà. Ma È proprio. no. Ti chiedo un'altra cosa: vivi di sola traduzione o fai anche altre cose? Io faccio anche altre cose. La traduzione rappresenta un 90% del mio lavoro. Però, proprio per il fatto che lavoriamo come liberi professionisti, abbiamo la possibilità di ampliare le nostre competenze. Io, essendo anche giornalista pubblicista, ho deciso di darmi alla scrittura per il web, quindi creo anche contenuti per alcuni clienti. Però è una cosa marginale, mi piace portarla avanti, però la traduzione rimane comunque la mia attività principale. Ok, quali fonti di ispirazione hai? Qualcosa hai già anticipato, perché mi dicevi dei colleghi prima, no? Ci sono altre fonti oltre ai colleghi che segui, magari che ti ispirano? Tantissime, nel senso, non saprei indicartene una perché sono vittima dell'abbondanza di stimoli del web. Proprio vittima. Nel senso che noi poi lavoriamo sul computer, quindi siamo, non so, io mi sono anche abituata un po' a schermare perché altrimenti non lavori. Non puoi permetterti di dire, oh, che bello questo video, poi perderti, se non finisci per non lavorare mai, devi stare molto attenta. Però di stimoli ne hai tanti, tantissime informazioni. Poi se ti scegli bene le fonti, hai veramente una ricchezza enorme in rete, corsi, persone, colleghi che fanno tantissime belle cose, fonti di ispirazione. Non saprei indicartene una. Invece, Sì, proprio. l'ultima cosa che ti chiedo, dei consigli per chi inizia oggi? È che un po' anche quello che ho anticipato prima, non essere fermi sulle proprie posizioni, essere aperti alla flessibilità. Anche adesso, visto, prima parlavi della situazione che stiamo vivendo adesso con la pandemia, questa cosina da nulla. Tanti traduttori, colleghi, ho sentito, soprattutto che lavorano ad esempio con il settore del turismo. Lì c'è stato un calo. C'è quasi un totale appiattimento della domanda proprio. In quel caso cosa fai? La flessibilità ti salva anche in quel caso. Non essere focalizzato su un settore solo, perché magari io cerco di aprirmi anche magari anche altri settori, perché è sempre importante potersi muovere in base alle esigenze. Allora, magari c'è un periodo in cui mi arriveranno più brevetti e c'è un periodo in cui mi arriveranno magari più contratti, in un altro mi arriveranno più richieste per pagine o campagne su internet. È sempre bene avere più possibilità e anche più clienti, mai affidarsi a un cliente solo, Eh sì. per esempio. E essere questo fondamentalmente, flessibili, aperti e imparare tanto dagli errori, cioè accoglierli proprio con gioia. Bene. Beh, direi che è un bel modo di vedere gli errori perché ci devo pensare anch'io ogni tanto. Io tendo più che altro all'autoflagellazione, superato una certa Sì. gioia, no? Vai là col invece Quello è il lato oscuro, quello di cui nessuno parla, che quando ricevi anche solo, guarda, c'è questa virgola che il cliente avrebbe preferito qui. No, è proprio, magari vai a dormire con gli occhi sgranati, perché non ci ho pensato io. Sì, però appunto, un conto, se lavori bene, se lavori mettendoci sempre il massimo dell'impegno, se anche capita l'errore, proprio non tanto l'errore del presentarsi o altro, ma l'errore di traduzione.
se hai fatto al massimo, se hai lavorato con tutto quello che potevi fare, insomma, con tutti i tuoi strumenti, significa che non potevi fare altrimenti, cioè quell'errore lo hai fatto in buona fede. Eh sì. Se capisci l'origine dell'errore, la prossima volta non lo fai più. Un conto se invece tratti il lavoro con sciatteria, allora lì non è più, cioè lì la flagellazione ci sta tutta. Autoflagellazione anche del cliente. Va bene. Alice, ti ringrazio tanto. Grazie a te. Grazie mille, sai. Grazie. Ciao. Buona giornata. Ciao.